di tanta gente. Anche tu non so ciò Benevento della Fondazione, quindi la personalità. Abbiamo anche la Spilletta. Dobbiamo fare la Spilletta con la Spilletta di Neoborbonici. Vabbè, allora chiediamo la parola prima a te e poi prima a me. Sì. Allora, io non sono un critico, non sono uno storico dell'arte, non ho un approccio però professionale all'arte, alla storia dell'arte. Però la mia storia mi ha portato a lavorare con i contenuti che pertinenti ad essa. Io mi occupo di comunicazione, soprattutto nel periodo in cui ho lavorato a Napoli, mi sono occupato molto di mostre, allestimenti, sono un giornalista, mi occupo di contenuti, di veicolazione di contenuti. Parto da una affermazione. Allora, secondo me non c'è nessuna cosa al mondo che ha sentito più assurdità come un quadro. Se noi mettessimo un piccolo registratore all'interno di un museo davanti a un quadro, noi registreremmo, poi noi potremmo fare una campionatura antropologica di quello che è il relativismo, il relativismo radicale, no? Che non è che noi abbiamo quando ci approcciamo davanti a un'opera d'arte figurativa, in questo caso. Allora, il mio ruolo qua, come ho già preannunciato, è semplicemente di elemento disturbatore e provocatore, perché la buona Nicole farà una disamina partendo da dei classici, da dei pietri, delle pietre militari, come direbbe la mia, citando una... che cita a sua volta tutto. E sono delle cose che fanno tremare un po' le vene polsi, no? Come avrete già visto, parliamo di Michelangelo, parliamo di Leonardo da Vinci. Michelangelo anche ha scelto i giorni, sono curiosissimo di capire qual è l'approccio e tutto. Il mio contributo è semplice, nel senso, io vorrei cercare di porre l'attenzione su della serie Tre vicine sull'infinito, sì, sul capire come è possibile affermare una verità possibile, nel senso, noi anche grazie a questa evangelizzazione che usa il talk show, tipo abbiamo tutti davanti i Caroli, i Sgarbi, Filippo D'Averio, no? Che quasi ci fanno una rappresentazione, sono sicuramente informati, colti, ineccepibili dal punto di vista filologico, però ci danno come una. Ci presentano l'arte come un'esibizione acrobatica. Non so se avete visto come, per esempio, presentano Manet, come presentano un Michelangelo, che è sicuramente una delle cose che si coglie, no? Il virtuosismo artistico, no? Se andiamo a parlare di Michelangelo, soprattutto il Michelangelo della Cappella Sistina dopo il restauro, stiamo parlando di altro che là, proprio è una ubriacatura sensoriale, compositiva, un cangiante che diventa superiore a quello che rivoluziona anche quello dei manieristi successivi. Lui era un manierista ancora prima dei manieristi, robe che ti fanno tornare più. Però, diciamo così, secondo me è un approccio un poco limitato. Cioè, nel senso, noi ci fermiamo alla visione ermeneutica, no? Alla visione del significato di quella rappresentazione, ci soffermiamo a riflettere sul valore compositivo, sullo stile. Però quello che perdiamo di vista, ed è quello che secondo me, e là volevo cercare di anche coinvolgere voi in questo approccio, secondo me viene sottovalutato quello che è poi la tensione che rende riconoscibile l'opera d'arte. Quando l'arte, ecco, adesso casualmente parliamo di arte figurativa, però noi ci occupiamo di arte di scrittura, di arte di letteratura, qualsiasi forma espressiva, va al di là
dell'oggetto che si va a condividere. Mi spiego meglio. Quella ricerca di senso che abbiamo noi, appena noi abbiamo consapevolezza, usciamo fuori dalla fase, entriamo nella fase di maturità espressiva, noi cerchiamo una ricerca di, intraprendiamo un percorso di ricerca di senso. Questo percorso di ricerca di senso, nei più fortunati, dal punto di vista espressivo, di talento, abilità, si concretizza in una, forma che può essere una forma riconoscibile, standardizzata, come, come il romanzo, la letteratura, la musica. Adesso non stiamo a dire le categorie che tradizionalmente rappresentano le forme d'arte espressiva. Però quello che fa riconoscibile l'esito positivo, l'esito che non fa esistere la verità soltanto nella presa di posizione tra interlocutori, è il riconoscimento che quella tensione si è riusciti a veicolarlo nell'oggetto. Mi spiego meglio. Ognuno di noi, per esempio, ha una... Partiamo da una premessa. Io sono convinto, no, che adesso ci sarebbe bisogno di un enorme silenzio. Noi dovremmo azzerare qualsiasi forma, sia di scrittura, sia di pittura, di letteratura, per fare proprio una legge che impedisce di leggere scritti che almeno non siano di persone morte da almeno 200 anni. Secondo me sarebbe una cosa salutare per tutti, perché 60.000 titoli... Di titoli pubblicati, ipertrofia visiva che diventa soltanto un horror vacui unico, e il risultato esponenziale che il curatore diventa artista, perché adesso, adesso nell'arte figurativa non esiste più l'artista. L'artista adesso è come il calciatore che viene selezionato dal selezionatore, no? Quindi si è deslegittimizzato proprio il percorso. In queste opere invece, in questi titani di cui ci parlerà invece la nostra buona Picolla, è visibile invece quello che dovrebbe essere l'esito dell'opera, vale a dire quella tensione di rigore radicale che porta ad una padronanza assoluta del mezzo, e che felicemente si sintetizza in una forma perfettamente compiuta, ma che deve essere riconoscibile. Tu però per riconoscerla la devi mettere al centro di un ring dove tu la possa percepire con dei percorsi tra persone che abbiano dei percorsi omogenei, nel senso che si interrogano con la stessa radicalità. Adesso io non è che voglio fare un elogio della... io non dico che ci sia che il mondo deve essere fatto di verità politiche, no. Io dico però soltanto che dovremmo abituarci a non vedere l'arte in ogni cosa. L'arte è un esito raro che può essere riconosciuto non universalmente, secondo me. Sto facendo delle affermazioni forti, posso anche aprire il fianco ad una... però la mia è una battaglia contro il soggettivismo e il relativismo radicale, cioè nel senso che secondo me bisognerebbe riuscire a porre la nostra attenzione con maggiore severità e radicalità rispetto agli esiti, se no diventa tutta una enorme sindrome di horror babacco. Porto degli esempi concreti, gli esiti che abbiamo adesso nell'arte contemporanea, gli esiti dove abbiamo tutta la strategia è che per sembrare nuovi diventano tutti strani. Impiccare un bambino, come fa Catlan, davanti ad una fermata di una metropolitana, ha sicuramente un esito di chiasso semantico esplosivo. Tu esci, boom, vedi un bambino impiccato quel materiale molto molto verosimile, però diciamo così, tu hai avuto sì il chiasso semantico, ma poi l'esito qual è? Quello di cortocircuitare il sistema artistico che ti circonda, certo, però devi saper distinguere bene questo,
se non tutti inizieranno a fare pubblicità nell'arte, vale a dire rincorrersi sulle trovate. E quelle che andremo a vedere questo sono tutto, sono tranne che trovate, sono percorsi compiuti. Un Paolo Uccello che nel 400 faceva quelle compiture così astratte, ma quello che ci vuoi fare? Ci vuoi fare un monumento, cioè, oltre a Gianni Acuto, anche a lui lo avrei messo con un cavallo di dietro. Quindi, cioè, secondo me, io vi porterei a riflettere su questo, cioè nel senso che la bellezza salverà il mondo, sicuramente, però la bellezza deve essere una bellezza condivisa con modelli culturali più serrati e riconoscibili, dove non puoi arrivare a spacciare come cifra stilistica un triangolino che ripeti all'improvviso soltanto perché metti perché pensi che quello sia la tua cifra stilistica. Taci, non farlo, hai capito? Perché poi, quindi allora iniziamo con questa premessa, scusate, molto così, cercherò di essere disturbante, è vero, relazione che farà adesso, in questa chiave, nella relazione che farà Nicole, che approviamo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie al professor Casucci per l'ospitalità, a Felice Simeone per la presentazione. Io volevo partire da una domanda, cioè cosa è nata prima, la parola o l'immagine? Se consideriamo che gli alfabeti erano ideografici prima che fonetici, il primato è necessariamente dell'immagine, però se consideriamo invece l'immagine dal punto di vista artistico, queste due entità, chiamiamole così, sono piuttosto nate insieme, nello stesso momento si sono completate e hanno collaborato all'evoluzione della cultura umana. È proprio di questo legame tra parola e immagine che vorrei parlarvi, accompagnandovi in una sorta di viaggio attraverso la storia dell'arte, attraverso alcune opere fondamentali della storia dell'arte, per riflettere proprio su questo, su come un'immagine nasconde tante volte un messaggio che non è così visibile a primo acchito, bisogna saperlo cogliere, si tratta di un esercizio, se vogliamo chiamarlo così. Se pensiamo per esempio allo studio della storia dell'arte, così come viene presentato ai bambini a scuola, viene definito educazione all'immagine, era chiamata, o educazione artistica. Si tratta effettivamente di una sorta di educazione alla percezione, all'apertura, al saper osservare per potersi avvicinare al discorso formale, stilistico di un artista e quindi poter comprendere insomma, un po' il messaggio che l'artista intendeva dare al proprio pubblico. Ne consegue quindi forse che nell'arte, così come nella vita, senza voler fare filosofia spicciola, mai niente per caso. Questo mi fa pensare a uno dei migliori corsi dei miei studi universitari in beni culturali, conservazione dei beni culturali, che era Metodologia dell'Arte 1, in cui il professore proiettava sulla parete delle immagini relative a opere più o meno note, poteva essere l'opera completa o insomma potevano essere particolari, e ci invitava a vedere più che a guardare l'opera. Ci invitava, iniziando da un'analisi della mera rappresentazione, quindi i personaggi che c'erano, che cosa accadeva nell'opera, ci accompagnava attraverso un'analisi che andasse un po' oltre e poi, parlandoci anche un attimo del contesto storico, artistico, culturale dell'artista, ci aiutava a individuare l'artista di cui si parlava, perché questo bisogna tenere presente, che un'opera ovviamente non si limita mai alla mera rappresentazione, ma è sempre frutto del tempo in cui è nato. Un artista si forma in un determinato contesto sociale, culturale, politico, eccetera, quindi in quello forma la sua idea di arte e il messaggio che voleva dare al pubblico. In questo cammino, diciamo, che volevo cominciare con voi, partirei da Leonardo. In particolare
Quest'opera è La Vergine delle Rocce, la versione che è conservata al Louvre. Leonardo sarà costretto, insomma, sarà portato a farne una seconda versione che oggi è conservata alla National Gallery perché i committenti, che erano alla Confraternita dell'Immacolata Concezione, rifiuterà quest'opera. Se l'analizziamo capiamo anche perché analizzando così semplicemente quello che i personaggi che vi sono rappresentati, vediamo ovviamente la Vergine Maria, San Giovannino alla sua destra, Gesù Bambino a sinistra e un'entità che potrebbe essere un angelo, anche se non è molto chiaro. Quest'opera si può dividere effettivamente in due parti, la parte di sinistra, quella di San Giovanni, che rappresenta la parte umana della fede, mentre la parte di destra rappresenta quella ultraterrena. Leonardo ha una precisa volontà quando porta a termine quest'opera, lui intende far mostrare, proprio centrare l'attenzione sull'importanza del lato umano, che non per niente la Vergine al centro, che è sia divina che umana, e tende a unificare con il gesto delle mani la parte umana, appunto San Giovanni, con la parte divina del Gesù Bambino. Tra l'altro Gesù Bambino, per esempio, vediamo, non è neanche per un caso il fatto che Gesù Bambino abbia una mano poggiata per terra, lui intende con questo, Leonardo intende rappresentare la figura del divino che si è fatto uomo. C'è anche una spiegazione nei gesti dell'entità che va a completare quello di Cristo, il gesto benedicente, perché l'entità o l'angelo indica San Giovannino, che è il fulcro di questa rappresentazione, che tende a far riferimento al momento dell'Annunciazione, quando attraverso le parole dell'Arcangelo Gabriele virtualmente San Giovanni e Cristo si incontrano. L'entità indica San Giovanni e con quell'indice fa riferimento al numero uno, che è il numero di Dio, lo Spirito Santo, mentre il gesto benedicente del Gesù Bambino indica il Padre e il Figlio, quindi insieme i gesti di entrambi creano, quindi fanno riferimento al concetto della Santissima Trinità. L'aspetto umano che voleva far valere Leonardo in quest'opera d'arte torna in un altro particolare che, osservando, è effettivamente degno di nota, perché non era una cosa usuale, ma l'angelo guarda lo spettatore. Questo non succedeva, e la volontà di Leonardo è proprio quella di mostrare al pubblico come, mostrare allo spettatore come lo stesso spettatore doveva farsi interprete del messaggio nascosto nel dipinto. Tra l'altro Leonardo fa uno studio molto attento delle sue composizioni, sono sempre il frutto di una serie di simboli, di misure ben precise. Egli stesso dirà che l'arte è scienza, non si improvvisa e non si accontenta di qualunquistiche e superficiali approssimazioni, anzi richiede un duro e sistematico lavoro. Quando lo spirito non collabora con le mani, non c'è arte. La seconda versione della National Gallery, vediamo che la versione, diciamo, obbediente rispetto alle richieste dei committenti, scompare qualsiasi riferimento al lato umano. Il San Giovannino viene dato il suo simbolo per eccellenza, che è quello della croce di canna. L'entità acquista delle ali e non guarda assolutamente più lo spettatore, ma guarda quasi come un ospite impassibile la scena, ciò che si sta svolgendo all'interno, appunto, della scena. Seguendo in questo viaggio incontriamo adesso un must della storia dell'arte, non meno ovviamente di Leonardo, ma Michelangelo. Ho voluto mostrarvi la sua opera scultorea, si tratta
dello schiavo che si desta, uno dei quattro conservati alle gallerie dell'Accademia di Firenze, che è parte dei prigioni, le sculture che dovevano andare a, ad arricchire la tomba del Papa Giulio II, per il quale sarà molto attivo Michelangelo. E, la cosa, il motivo per cui io ho scelto quest'opera è perché Michelangelo si vedeva innanzitutto come uno scultore e vedeva nella, nell'attività dello scultore vedeva un profondo tramite col divino. Lui mette qui in, in opera il suo concetto di, del non finito, che vede un'elaborazione della, del, della figura solo accennata in, questo, in questa figura, in questo, nello schiavo che si desta è un po' più completa, ma nelle altre la, la figura sembra solo emergere dal, dal blocco di marmo. Michelangelo voleva, il suo concetto era questo, pensava che già all'interno del blocco di marmo fosse contenuta tutta l'energia dell'opera, per cui bastava semplicemente fare quel poco che bastasse per far liberare questa energia, e in questo vedeva un'analogia con l'essere umano che si libera dalla, dalla carne, dalla materia per anelare a Dio. Michelangelo, quando era preso dal, dallo spirito creativo, non dormiva per giorni, non, non si cambiava di abito né di, di stivali, e in particolare rispetto alla, al marmo e al suo lavorare il marmo c'è una frase che mi piace molto, che ho voluto, voglio leggervi. Michelangelo dice: il marmo è come l'uomo, prima di intraprendere qualcosa devi conoscerlo bene e sapere tutto ciò che ha dentro, così sente ci sono delle bolle d'aria, io sto sciupando il mio tempo. In più volevo fare riferimento anche alla poesia di Michelangelo. Sappiamo che Michelangelo era un poeta, questa attività era per lo più relegata, insomma, a una, era un'attività privata, non, le sue opere non sono state pubblicate se non postume da, da un suo nipote, Michelangelo Buonarroti il Giovane, e riescono però ad esprimere tutta la meditazione sul valore dell'arte. Questa, in particolare questo sonetto, è dedicato a Vittoria Colonna, una donna a cui era molto legato, amava molto ed era, aveva anche una forte connessione spirituale, e si chiama, è intitolato Non ha l'ottimo artista alcun concetto. Fa riferimento alla, all'incapacità di Michelangelo di avere la stessa maestria, quella, quella maestria che lui ha col marmo, e quindi con la sua capacità di far fuoriuscire l'energia, distruggere, riuscire ad aprire un varco nella pietra, rispetto invece all'incapacità di interpretare i sentimenti della donna amata. Recita così: non ha l'ottimo artista alcun concetto, con marmo solo in sé non circoscriva col suo superchio, e solo a quello arriva la man che obbedisce all'intelletto. Il marchio fuggo e il ben ch'io mi prometto, in te, donna leggiadra, altera e diva, tal si nasconde, e per chi io più non viva, contraria o l'arte al disiato effetto. Amor dunque non ha, né tua beltate o durezza o fortuna o gran disdegno, del mio mal colpa, o mio destino o sorte, se dentro del tuo cor morte e pietate porti in un tempo, e che il mio basso ingegno non sappia, ardendo, trarne altro che morte. La prossima opera che volevo mostrarvi è La morte della Vergine di Caravaggio. Rispetto a questo analizzerei, non so se vedete, no, si vede male. No, si vede. Perché è molto scura. Devo spegnere un po' le luci. Da una prima analisi, prima di arrivare alla centralità della scena, che ovviamente è focalizzata su, sulla, sul cadavere della Vergine, farei anche un attimo un riferimento allo sfondo. Vediamo che è molto spoglio, e questo vede un'analogia con l'appoggio che Caravaggio dava alle teorie pauperistiche del, di alcuni ordini religiosi a lui contemporanei, che appunto professavano, ricercavano una chiesa povera che tornasse
ai valori. Sappiamo che la stessa casa di Caravaggio era molto spoglia, era priva di arredamento che potesse essere superfluo, in camera da letto aveva solamente una Bibbia. Quest'opera diede voce a un grandissimo scandalo, scandalo multiplo tra l'altro, perché innanzitutto diciamo che si spiegava il fatto per la rappresentazione della Vergine, si spiegava il fatto che la Vergine fosse rappresentata così giovane perché col fatto che Caravaggio volesse fare riferimento all'immortalità della Chiesa, e col ventre gonfio perché la Vergine era gravida della grazia di Dio. Ma più che altro lo scandalo fu legato al fatto che pare, secondo alcuni, che Caravaggio si sia basato come riferimento al cadavere di una donna morta affogata nel Tevere. Questo spiegherebbe il ventre gonfio. E secondo altri invece aveva pensato, nel momento in cui dipingeva la Vergine, a una cortigiana che lui amava moltissimo e gli aveva fatto da modella già per altri quadri. Era morta di una malattia legata alla gravidanza, e questo spiegherebbe quindi il ventre. Caravaggio ha sempre sconvolto molto i suoi contemporanei perché non accettava quasi una rappresentazione tradizionale, cercava la novità, cercava il realismo, cercava i piedi sporchi. La Vergine è rappresentata qui con il braccio abbandonato sul letto, non si vede molto, ma le gambe semiaperte, i piedi scoperti, i piedi nudi e le caviglie scoperte. Sappiamo tra l'altro che era anche un personaggio particolare, era sempre al centro di liti, di schiamazzi, era uno a cui piaceva fare, mettersi diciamo al centro dell'attenzione. Sappiamo che dopo l'esecuzione di quest'opera, che tra l'altro sarà rifiutata dai committenti, infatti questo spiega, fu poi venduta ai Gonzaga di Mantova e passerà poi all'Inghilterra, poi alla Francia, in una fuga che in un passaggio così da una tappa all'altra, che sembra quasi ripetere poi quello che sarà il destino dell'artista. Sappiamo che dopo, quando terminò questo quadro, sarà costretto alla fuga, una fuga dovuta all'omicidio di Ranuccio Tommasoni, un gentiluomo. Generalmente questo omicidio viene spiegato con una lite in seguito a una partita di pallacorda, ma si è visto invece che molto più probabilmente si trattava di un delitto d'onore, cioè di un duello d'onore. Caravaggio aveva avuto una relazione con la moglie di quest'uomo, di questo Ranuccio Tommasoni, e la donna aveva anche avuto una bambina che aveva tra l'altro poi abbandonato. Ranuccio Tommasoni lo sfida a duello con testimoni e tutto il resto, e rimane però, viene sconfitto, muore. E Caravaggio quindi fugge di città in città fin quando morirà, giovane e ammalato sulla spiaggia di Portercole. Ma tra l'altro la cosa incredibile è che morirà proprio veramente pochissimi giorni prima di ottenere la grazia dal Papa e quindi poter tornare ed essere salvo. La prossima è La morte di Marat di David. Ve la volevo mostrare, ci tenevo a mostrarvela perché è un'opera che parla molto del contesto nel quale è nata. Sappiamo che nel 1793 Marat, che era il presidente del club dei Giacobini, viene assassinato da una girondina, e la convenzione francese commissiona a Jean-Louis David questo quadro con la richiesta appunto di far valere, mostrare le virtù di quest'uomo politico che era molto magnanimo, molto umano. David
utilizza, che tra l'altro era legato a questo politico anche da amicizia, decide di farlo in un modo particolare, sia rispondendo ai canoni della pittura neoclassica, quindi puntando a una rappresentazione che è molto ridotta all'essenza. Vediamo che l'attenzione si basa fondamentalmente sul personaggio, sul protagonista, non c'è niente sullo sfondo, è stato tolto qualsiasi elemento dell'arredamento che potesse far concepire Marat come un uomo normale, un uomo comune, e quindi questo tende quasi a renderlo quasi divino. In questo, rafforzare questo principio, c'è anche il fatto che Marat, proprio per così come è rappresentato, ricorda molto il Cristo di tante deposizioni. Per esempio, guardate la deposizione di Caravaggio, oppure la Pallabaglioni di Raffaello. Cristo è sempre rappresentato con questo braccio destro che pende da un lato, il capo girato anche sempre dallo stesso lato, e poi c'è generalmente la classica, insomma, ferita sul costato. Sono elementi che ha anche Marat. Vediamo il lenzuolo alle sue spalle, sembra quasi un sudario. E l'umanità del personaggio è resa da una serie di particolari. Il biglietto che tiene nella mano sinistra spiega un po' quello che è successo. È datato 13 luglio del 1793. Ed è una richiesta da parte di Marianne Charlotte Corday di essere ricevuta da Marat. Il pretesto erano le difficoltà economiche che la donna diceva di avere, attraverso le quali puntava appunto all'umanità del personaggio per poter essere ricevuta e quindi potersi trovare vicina a lui e poterlo assassinare. Tra l'altro Marat è ripreso nel momento in cui regge ancora nella mano destra una penna d'oca con la quale stava firmando probabilmente l'assegno che è poggiato sulla cassa, che diventa quasi una lapide sulla quale David lascia la sua dedica molto semplice a Marat. E l'assenza della donna, dell'assassina, è resa ancora più pesante dal fatto che non c'è nulla che riconduca a lei, se non il coltello in basso, che è l'unico segno del suo passaggio sul pavimento. Passiamo ora a un artista che era definito il maggior rappresentante dell'anti-accademismo, perché si tratta di Manet. Questa è Olimpia, la sua Olimpia. Manet non amava, non voleva anzi assolutamente essere compreso nel gruppo degli impressionisti, non voleva esporre alle esposizioni degli impressionisti, perché considerava questo un sotterfugio per poter ottenere l'attenzione che voleva meritare solo rispetto alle sue qualità artistiche. I suoi quadri, La colazione sull'erba, così come Olimpia, suscitarono forte scandalo perché andava contro la tradizione. Gli accademici dell'epoca, per esempio, lo accusavano di non fare assolutamente uso di chiaroscuro né di profondità. Vediamo che le figure fondamentalmente emergono perché per il contrasto dei colori, oppure per quanto riguarda invece il chiaroscuro, a volte queste figure si confondono proprio per macchie di colore molto simili, come vediamo ad esempio nella tenda in cui si nasconde quasi questa serva o il gatto ai piedi della donna. Ma lo scandalo vero e proprio, possiamo dire, è legato al soggetto. Tradizionalmente la nudità veniva scusata, tra virgolette, solo nel caso in cui si riferisse a figure mitologiche. In questo volevo fare un confronto con la Venere di Urbino di Tiziano, per la quale, che era un dono di nozze. Tiziano con quest'opera vuole fare una sorta di omaggiare la futura sposa, facendo riferimento a una serie di aspetti che sono fondamentali
nel matrimonio, sembra voler dire che appunto il fascino, la seduzione sono elementi importanti, basilari in un matrimonio, ma che vanno consumati, vanno vissuti all'interno delle mura domestiche. Questo può essere spiegato con lo sfondo, per esempio, dove c'è una bambinaia che si prende cura di una bimba che probabilmente cerca i giocattoli in una cassapanca. Così come il cane ai piedi della Venere fa riferimento all'importanza per la moglie, per la donna, di essere fedele. Il cane è sempre simbolo di fedeltà. E i fiori che la Venere tiene in una mano fanno invece riferimento alla bellezza, a questa qualità che sfiorisce. In Manet tutto ciò non c'è, o comunque se c'è viene completamente trasformato nel suo significato. La bambinaia diventa una serva che porta alla donna un mazzo di fiori che sono probabilmente il dono di un ammiratore. Il cane diventa un gatto nero tra l'altro, che era, come sapete, il tramite per le streghe per comunicare con il diabolico. E la donna rappresentata non è assolutamente una figura mitologica, anzi si riferisce nella posa arrogante, nello sguardo sicuro, anche nella postura, a tante fotografie pornografiche che cominciavano a circolare nei salotti parigini dell'epoca. Parliamo appunto del periodo in cui nasce la fotografia. La sua nudità è quasi urlata, diciamo, quasi imposta allo spettatore attraverso una serie di particolari come il fiore tra i capelli, il nastrino di raso al collo, il bracciale o ancora le calzature. E Manet voleva proprio questo, voleva provocare una reazione, voleva scandalizzare, ed era appunto il suo modo per affermare la libertà d'espressione, che è quello che cerca di difendere fino alla morte. A chi lo accusava appunto di non seguire la tradizione artistica, lui diceva che è solo effetto di sincerità se le opere acquistano un carattere che le fa simili a una protesta, anche se il pittore non pensa che a rendere una sua impressione e cerca solo di essere se stesso. Dopo Manet ci tocca Monet con l'impressionismo. Faccio riferimento in particolare a una delle tantissime, delle 250 versioni delle Ninfee, proprio perché rappresentano il suo testamento artistico, spirituale. Lui era completamente ossessionato dal tentativo di rendere la mutevolezza della luce, dei giochi che la luce faceva con le superfici, tanto che arriva, questo è un aneddoto divertente, arriva nel giardino della sua casa di Giverny, del paesino di Giverny in Normandia, a far deviare il corso del fiume per avere la possibilità di creare questo laghetto di 200 metri di diametro, che fa appunto riempire di ninfee e circondare di pioppi e salici, con questo ponte alla giapponese che era all'epoca, l'arte giapponese era arrivata a Parigi, aveva molto successo, piaceva moltissimo. Il comune gli farà causa per questa cosa, ma Monet vincerà alla grande, e noi abbiamo avuto la possibilità, grazie a questo, di poter godere di tutte queste opere. Si dedica alle ninfee nell'ultimo decennio della sua vita. Era un momento molto particolare, aveva perso da pochissimo la moglie, era morto anche il figlio, era distrutto, era quasi cieco. Nonostante questo riesce a trovare la forza per mettersi al lavoro, portare avanti queste opere, ma anche proprio perché la viveva, come vi dicevo, come un'ossessione. Lui tra l'altro viveva la pittura quasi come una necessità fisiologica. Lui diceva: io dipingo come un uccello canta, non poteva farne a meno. E in riferimento proprio alle ninfee, Monet dice: ho dipinto un'infinità di ninfee, cambiando sempre punto d'osservazione, modificandole a seconda delle stagioni e adattandole ai diversi effetti di luce che il loro mutare crea. E l'effetto cambia incessantemente, non soltanto da una stagione all'altra, ma anche da un istante all'altro.
Per ricavare qualcosa da questo continuo mutare bisogna avere 5 o 6 tele sulle quali lavorare contemporaneamente e bisogna spostarsi dall'una all'altra tornando rapidamente alla prima non appena l'effetto interrotto riappare. Il motivo è per me insignificante. Quel che voglio riprodurre è quanto c'è tra il motivo e me. Proseguendo in questo viaggio vi mostro Gauguin. Di Gauguin generalmente si pensa, insomma, o comunque c'è stato detto, così per come appare da quanto emerge dai libri, che era un artista un po', se vogliamo dire, tra virgolette strafottente, perché lui abbandona la famiglia, aveva addirittura 5 figli, abbandona la famiglia, abbandona la società occidentale per rifugiarsi nei mari del sud, si trasferisce lì anche se era continuamente costretto poi a tornare in Europa per vendere i suoi quadri e quindi poter avere di che vivere. Però Gauguin soffriva molto di questa lontananza sia dalla propria cultura che dalla famiglia e concepiva il fare arte come comunque un momento molto difficile, di forte di lotta interiore. C'è in una sua lettera si esprime questo concetto, egli scriveva: i momenti di dubbio, i risultati sempre al di sotto di quello che sogniamo e la mancanza di incoraggiamento da parte degli altri, tutto contribuisce a ferirci. Infine, che altro possiamo fare se non combattere con rabbia contro tutte queste difficoltà e parlare ancora, anche travolti? Ancora e sempre, in fondo la pittura è come l'uomo, mortale ma vivo, e sempre in lotta con la materia. Se pensassi all'assoluto, cesserei di fare qualunque sforzo anche per vivere. Accontentiamoci di quello che siamo. Sia che io non ne abbia la pazienza, sia che non mi sento abbastanza forte, sia che la mia natura abbia in sé qualche cosa di superficiale in attesa di raggiungere la completezza per la fine della carriera. Il fatto è che io peno e vivo nella speranza. Quest'opera si chiama Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Fa riferimento alle tre età della vita, anche se non è quello il vero significato. Vediamo che c'è il bambino, il neonato in basso a destra, la giovane che raccoglie i frutti e fa riferimento appunto al momento della gioventù, del mettere su famiglia, e a sinistra invece c'è una vecchia. Quello che domina, al di là dei colori sgargianti, è più che altro una profonda sofferenza. È come se Gauguin dicesse che alla fine il mondo non sarebbe così, non sarebbe questa vita così male se non fosse per l'angoscia e l'incapacità di capire perché si soffre tanto e dove alla fine, a cosa ci porta. Gauguin è consapevole che il benessere, la pace non sono del mondo terreno, ma sono raggiungibili solo nell'aldilà. E questo suo fuggire dalla società, da tutte le etichette, le convenzioni, è un cercare di tornare all'essenza, di liberarsi di queste imposizioni per raggiungere più o meno questa sorta di serenità che però comunque non riuscirà a raggiungere se non in momenti molto brevi. Gauguin morirà solo, malato e in carcere nei mari del sud per problemi, questioni politiche. Un suo amico e ispiratore per quanto riguarda la tendenza che Van Gogh aveva a mettere per iscritto i concetti che lo porteranno a fare l'elaborazione della sua idea di arte è Van Gogh. Vi mostro quest'opera che è Campo di grano con volo di corvi perché è rappresentativa. Fu eseguita nel luglio del 1890, lo stesso mese, pochi giorni prima che si suicidasse con un colpo di pistola al cuore. Di Van Gogh generalmente viene data questa immagine di artista pazzo, depresso, preso così spesso da questi moti violenti dell'animo che non era capace di sopravvivere, ma quello che emerge dalle sue lettere è tutt'altro. Van Gogh è comprensibile da queste lettere, di cui poi vi leggerò un piccolo tratto,
che Van Gogh era un genio che comunicava la sua passione per la vita, la sua era piuttosto l'incapacità di scalfire il muro che lo separava dagli altri. Nelle sue lettere parla del suo legame col fratello Teo, che era proprietario di questa galleria d'arte, gestiva questa galleria d'arte dove esporrà Van Gogh, così come tanti altri artisti dell'epoca. Parlava del suo perenne essere in lotta, delle sue poche difficoltose amicizie, dei suoi insuccessi, parlava della sua passione per la letteratura. Secondo, per Van Gogh, lo scrive, l'immagine e la parola sono perfettamente connesse. Parla di questo in una lettera al pittore amico Bernard nel 1888, e dice: tanti, soprattutto molti dei nostri amici, ritengono che le parole siano inutili. Al contrario, esprimere un concetto in modo chiaro e interessante è difficile, almeno come dipingere. Rispetto invece al suo animo tormentato, come si vede anche in quest'opera, dove al di là anche qui dei colori sgargianti, quello che domina è questo senso un po' di presagio di morte, cioè il cielo è oscurato da questi toni cupi che preannunciano la tempesta, la morte, il presagio di morte è rappresentato ovviamente dai corvi che si alzano in volo, e il campo, anche il campo di grano, è reso con delle frustate quasi di giallo. Al centro vi è poi questo sentiero che farebbe riferimento probabilmente al cammino dell'uomo nella sua vita. Rispetto al suo tormento, appunto a questa incapacità di sentirsi, di avere un posto nel mondo, Van Gogh scriverà al fratello Teo una lettera di cui vi leggo un pezzettino. Dice: uno ha grande fuoco nell'anima e nessuno viene mai a scaldarsi. I passanti non scorgono che un po' di fumo in cima al comignolo e se ne vanno per la loro strada. E allora che fare? Ravvivare questo fuoco interiore, avere del sale in sé, attendere pazientemente, ma con quanta impazienza, attendere il momento in cui mi dico qualcuno verrà a sedersi davanti a questo fuoco e magari vi si fermerà. Questa è un'opera che amo moltissimo, non meno delle altre, ma anche qui l'artista riesce a comunicare tutto il suo tormento, la sua storia personale. Si tratta dell'abbraccio di Schiele. È un'opera che non ha niente a che vedere con l'amore. L'unica cosa ricollegabile all'amore è il lenzuolo sfatto che accoglie i due corpi, ma l'abbraccio è un abbraccio doloroso, sofferente, che sembra già presagire questa separazione, questo distacco. Si vede questo, per esempio, se notate dalla forte presa di entrambi. La mano sinistra della donna sembra quasi un artiglio sulle scapole dell'uomo, del suo compagno, e il braccio sinistro dell'uomo è teso nello sforzo dei muscoli, nel trattenere la donna amata. Sappiamo che Schiele è morto giovanissimo, ma ha dipinto moltissimo, è stato un artista molto attivo, ha avuto una vita molto particolare, era figlio, perde a 15 anni il padre, che era affetto da problemi di mente, e con la madre aveva sempre avuto un rapporto molto conflittuale. Lui è sempre diviso tra la necessità di amare, di essere amato, e la paura, il terrore di essere abbandonato, tra il desiderio di dare sfogo ai suoi impulsi e il senso di colpa assoluto per averlo fatto. Anche qui volevo leggervi un suo scritto che esprime appunto questa sua arte. Schiele dice: hanno torto quanti pensano che dipingere sia meglio di niente. Dipingere è una capacità. Io penso all'accostamento dei colori più caldi che sfumano, che si liquefanno, rifrangono, stanno in rilievo, carica terra di siena grumosa con verdi o grigi, e accanto una stella di un azzurro freddo, bianca, bianco-azzurra.
Sono diventato esperto e ho fatto i calcoli rapidamente. Ho osservato ogni cifra e ho cercato di desumere. Il pittore può anche guardare, ma vedere è qualcosa di più. Un eterno sognare, calmo dei più dolci eccessi dell'esistenza. Irrequieto, con travagli angosciosi dentro nell'anima. Divampa, brucia, si accresce dopo la lotta, spasimo del cuore. Ponderare e folle esuberanza con eccitato piacere. Impotente è il rovello del pensiero, inutile per giungere all'ispirazione. Parlo la lingua del creatore e offro. Demoni, spezzate la violenza, la vostra lingua, il vostro segno, il vostro potere. L'ultima opera, ci siamo, è la famosissima Pipa di Magritte. In verità quest'opera si chiama L'uso della parola uno e mi è piaciuto far riferimento a quest'opera proprio perché fa un riferimento esplicito all'uso della parola, sia nel titolo che poi nella frase che accompagna appunto l'oggetto rappresentato. Magritte veniva definito come il sabotatore tranquillo, perché quello che voleva provocare nell'osservatore era il dubbio, l'inquietudine, e fa questo andando contro le convenzioni, dicendoci quello che tu vedi non è quello che realmente pensi di vedere. Qui c'è una pipa, ovviamente, chiunque, nessuno si permetterebbe di fumare una pipa, o alla domanda che cos'è questo oggetto, chiunque risponderebbe che è una pipa, ma lui dice no, questa non è una pipa, e nel farlo, in questa frase, usa questo carattere scolastico, che è quello che ci riporta alla mente le tabelle che ci venivano sottoposte alle elementari quando ci incontravamo per la prima volta la scrittura e dovevamo imparare appunto ad associare una figura alla lettera dell'alfabeto a cui corrispondeva l'iniziale della parola, dell'oggetto rappresentato. In questo volevo appunto far riferimento a un'intervista di Magritte, dopodiché siamo quasi alla fine, in cui egli spiega la sua concezione, perché fa arte in questo modo, cosa vuole, cosa si aspetta, cosa succede nello spettatore. Dice, quando la gente cerca di trovare significati simbolici in ciò che dipingo, cerca una situazione confortevole, qualcosa di sicuro cui aggrapparsi, per difendersi dal vuoto. Non riesce a sopportare di non trovare in esso alcuna utilità. Così va in cerca di un significato che le consenta di uscire dall'incertezza. Non so quale sia la vera ragione per cui dipingo, così come ignoro quale sia la ragione di vivere e di morire. L'esperienza pittorica consiste nel cercare, senza speranza né disperazione, di cogliere l'impossibile. Ciò a cui io penso costantemente è il mistero della vita. È una cosa che non si può rappresentare, la si può solo evocare. Lo vedo ovunque, in ciò che voi chiamate il commonplace. Il cielo non è misterioso, vita e morte, sole e luna, fuoco e acqua, tutto questo non è un mistero. Certo possiamo analizzarli, sezionarli, trasformarli in equazioni, ma abbiamo risolto il mistero. Non sto parlando di Dio, e questa è una parola che non capisco bene. Sto parlando della vita, mangiare, dormire, crescere, giocare, morire. Ecco perché mi interessa tutto, anche la banalità, e perché trovo un'unione tra il cielo, una stanza, uno scrigno, un letto e una tuba. Io non giustappongo elementi estranei allo scopo di colpire. Descrivo i miei pensieri del mistero, che è l'unione di ciascuna cosa e di tutto ciò che conosciamo. Il mistero senza cui nessun pensiero e nessun mondo sarebbero possibili. Abbiamo finora fatto riferimento a quanto l'immagine celi delle parole un messaggio al suo interno, quanto evochi appunto un discorso. Volevo far riferimento però per concludere a un testo che è rappresentativo per me e potrebbe dar inizio a un nuovo discorso che però non sarebbe interminabile, non comincerò. Volevo leggere un testo di uno scrittore che amo moltissimo, Julio Cortázar, perché penso che fosse veramente molto capace di scrivere evocando immagini, di scrivere costruendo immagini, risvegliandoci immagini appunto nella mente. Si tratta di Come va Lopez ed è tratto da Storie di Cronopios e di Famas. Un signore incontra un amico e lo saluta, gli stringe la mano e fa un leggero cenno con il capo.
È così che crede di averlo salutato, ma il saluto è già stato inventato e il signore educato non fa che calzare il saluto. Piove. Un signore si rifugia sotto un portone. Quasi mai signori come lui sanno che in fin dei conti sono scivolati su un toboga prefabbricato dalla prima goccia di pioggia al primo portone. Un umido toboga di foglie fradice. E i gesti dell'amore, questo dolce museo, questa galleria di figure di fumo. Si consoli la tua vanità. La mano di Antonio cercò quel che cerca la tua mano, e nella sua, nella tua, cercavano qualcosa che non sia già stato trovato fin dall'eternità. Ma le cose invisibili hanno bisogno di incarnarsi, le idee cadono a terra come colombe morte. È veramente nuovo, fa paura o meraviglia. Queste due sensazioni, ugualmente vicine alla bocca dello stomaco, accompagnano sempre la presenza di Prometeo. Quel che resta è la comodità, quel che riesce sempre più o meno bene. I verbi attivi contengono il repertorio completo. Amleto non dubita, cerca la soluzione autentica, non il portone di casa o le vie già percorse, nonostante tutte le scorciatoie e i crocicchi che offrono. Vuole la tangente che inclina il mistero, la quinta foglia del trifoglio. Fra il sì e il no, quale infinita rosa dei venti. I principi di Danimarca, falchi che scelgono la morte per fame piuttosto che cibarsi di carne morta. Quando le scarpe stringono, buon segno, c'è qualcosa che cambia, qualcosa che ci mostra, che sordamente ci pone, ci imposta. Per questo i mostri sono tanto popolari e i giornali vanno in estasi per un vitello bicefalo. Quale opportunità, quale abbozzo di gran salto verso l'altro. Guarda chi si vede, come va Lopez, come va carissimo. È così che credono di essersi salutati. A parte che credo abbia avuto un saggio della risolutezza delle passioni, e io mi soffermerei su due parole che riprenderemo mercoledì prossimo quando incontreremo il poeta Bruno Galluccio. Passione, infatti è una meraviglia, perché è una meraviglia nella condizione della passione, meraviglia e paura. Nel libro di Bruno Galluccio si parla di meraviglia e terrore, che poi evoca ovviamente Schiller. Io riprenderei da lì, da questo momento, da questo nostro stare insieme attraverso le immagini straordinarie che ci ha donato veramente Nicole, sono molto grato perché poi mi fate tante idee in testa, l'ho scritto, spero che ce lo dai, lo mettiamo sul sito della nostra della home page, così lo possiamo, sei riuscita a rispettare anche te, perché sì, è visto. La campana suona per te la campana e quindi non posso che ringraziare, che sarei felice come sempre. Bravissimo, io sono il suo, lui dice il mio biografo, in realtà io sono il suo biografo, cerco di salvarlo da se stesso senza riuscire, cerchiamo di marcarci per salvarci, non ci riusciamo. Il prosieguo di questo ragionamento sulla letteratura credo che sia proprio quello che faremo mercoledì prossimo, spero che tu ritorni, perché hai già sentito Bruno a Napoli e alla Pettinelli, spero che ritorni per incontrarlo. Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie.